Buonasera ragazzi, bentrovati. Rieccoci su Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Non vedevo l'ora di riprenderlo. Mi cattura, questo gioco è capace di catturarmi. Buonasera Xanx, bentrovato. Spero che l'audio e il tutto sia corretto. Non ho avuto modo di fare dei test prima di mettermi in live. Sono salita praticamente adesso in camera. Ho un mal di testa terribile, sono con il cappellino di Pikachu anche se voi non lo vedete. E niente, cerchiamo di fare questa live nonostante tutto. Allora, andiamo a via partita e riprendiamo dalla palude spinosa. Siamo all'11%, ancora ne abbiamo tante, tante cose da fare. Vediamo se ci fanno piangere un'altra volta. Non è tanto buono che io pianga oggi col mal di testa. È sbagliata la cosa. È severamente sbagliato piangere con un mal di testa. Ok, allora ce l'avevamo lasciati qui. Ok, io così posso guardare su e giù. Sicuramente la vostra esperienza, a parte ovviamente per la qualità, perché purtroppo non streammo a 1080p. Cercherò di farlo prima o poi se non scatta, perché mi piacerebbe darvelo con una qualità migliore, però con questo PC è un po' difficile. Mi dispiace che voi perdiate la qualità vera del gioco e specialmente mi dispiace che la mia voce vi copra l'ambiente, perché se io adesso sto zitta e voi vi medesimate in questo ambiente con questa musica, io ce l'ho proprio sparata nelle orecchie. Provateci. Sentite, è proprio bello sto gioco. Allora, ritorniamo a noi. Ci siamo, è là almeno, ok, perfetto. Noi dobbiamo andare qua sopra, quello è il nostro obiettivo. E per andare là sopra, tecnicamente da questa parte non ci dobbiamo andare. Anche se io penso che serva un doppio salto qui. Quindi mi ricordo che noi stavamo andando da questa parte perché probabilmente da questa parte ci dovrebbe essere un'altra cosa che ci dà il doppio salto. Quindi la Valle del Vento, no, perdonatevi, la Foresta Profonda noi ce la dobbiamo fare. Perché questa è sempre Foresta Profonda. Sì. Allora. Perché noi da qua dobbiamo usare il doppio salto e non ce l'abbiamo. Ma dopo quanto siamo potenti. Siamo proprio potenti. Ai, bastardo. Non ti avevo visto che ti eri nascosto. Allora, mi devo raccapezzare, ragazzi, eh? Abbiate pietà. Mi devo raccapezzare. Collegamento dell'anima pronto. Monte Oru da quella parte. Lo so che là c'è il Monte Oru. Perfetto. Io penso che dobbiamo andare al Monte Oru perché là sopra non ci possiamo arrivare, penso. No, non ci possiamo arrivare, ci vuole il doppio salto per forza. Allora, aspettate. Vai, appunto. Ho fatto un salto un po' sbagliato. Un po' sbagliato. Tra le altre cose, vi vorrei rendere noto che non ho un Joy-Con nuovo. Oggi non gli va di fare il drift, fortunatamente. Mannaggia. Ancora. Intanto gli prenda sto Joy-Con, non so perché, vabbè. Bene. Allora, ritorniamo sui nostri passi. Moriremo tante volte, ragazzi, perché veramente ho un mal di testa, quindi non so se effettivamente riusciremo a fare tutto quello che voglio. Allora, noi dovevamo andare qua perché effettivamente è qua che potremmo forse avere qualcosa. Me lo godo questo che butta sti cosi.
Putacchione. Ok. Perfetto. Questo me lo ricordo più, eh? Questo me lo ricordo più, perché devo portare quel foglio adesso mi sentite bene, ragazzi? Scusate perché ho visto che è schizzato al massimo il volume e c'è stato un piccolo problema tecnico. Le vostre orecchie sono salve? Mi sentite bene? Ok, buonasera Vale, ben trovato. Scusate infinitamente, non mi sono resa conto. È terribile. Mi sta dicendo il mio PC, basta, comprane un altro. Lo farò. I soldi non mi mancano, fortunatamente almeno per un PC penso di potermelo permettere. Allora, c'è un altro? Ma non può fare qua? Mi sa che ci vuole un potere lì, ok. Ok, ma qua ne escono sempre? Ahi. Ok. Grazie amico, eh. Cos'è? Vero. Sto coso io come lo salto però? Io non ho capito come saltarlo sto coso a sto punto. Io non ho capito come saltarlo, sto coso. Ai. Va bene. Ok. Ok. E dai però, cacchiarola. Ecco. Ah, com'è andata la mangiata? È andata. Sono sazia, ho un po' di mal di testa. Mi sento piena a scoppiare. Ma dai, però. Non sto capendo che cosa devo fare io in questo passaggio, però, Carosi. Ok che il gioco non è che ti aiuta tanto, però non sono così stupida, vero? Non voglio essere così stupida.
Ok. Sto coso. Ma perché? Il coso che rotola puoi usarlo per fare una cosa. Ma cosa, visto che non lo posso attaccare? Oltre a spaccare quella cosa. Io pensavo che si potesse spaccare qua, ma. E muoio. Non abbiamo manco più così dell'anima, quindi boh. C'è una parete distruttibile. L'ho vista la parete distruttibile. Ah, no, questo è il coso. Questa è la parete distruttibile, ma come? L'unica parete distruttibile che vedo è questa. A meno che non è questa. Mi sembra strano. Vieni, amico. E non è quella. Qua non ce ne sono pareti distruttibili. L'unica è quella. L'unica parete distruttibile. Che vedo. Merda. No, no, è quella sopra. Ok, è questa qui verde. Ma come faccio io a fargliela fare questa cosa, visto che cade come il pirla, sto coso? Vedi, cade. Come faccio io a farla arrivare là sopra? Niente. Rimarremo fermi qui per sempre, ragazzi, io ve lo dico, perché non sto capendo come lo devo far arrivare là sopra, visto che rotola. E se io salto, non è che segue a me. Adesso dovrebbe andare meglio. Ragazzi, perdonatemi, oggi non so che cosa cacchio sta succedendo. A posto? Ok. Niente. A sto punto io cercherei una guida perché effettivamente non so che cosa devo fare. Non so che cosa devo fare. No, non è l'USB, Vale, non è quello. Sono falsi contatti all'interno del PC, purtroppo. Io non so che cosa minchia devo fare, scusate la volgarità, ma. Anche perché il microfono non va con la USB, quindi non ha un USB. Va bene, e quindi? E siamo sempre allo stesso punto.
Sto pensando a una cosa, ma è troppo lento. Mi ricorda Hollow Knight, anche quello è abbastanza stronzo come cosa. Merda. Ragazzi, datemi un aiuto perché io non sto capendo quello che devo fare. Datemi un aiuto perché io non sto realmente capendo che cosa devo fare. Rimaniamo bloccati qui e la cosa mi comincia a dare un po' di fastidio. Come mi ha colpito se la vede lui, però va bene, ok. Li ho saltati, ma ok. Ah, la santa e la pazienza. La santa e la pazienza oggi. Oggi c'è la santa e pure la pazienza. Ok. C'è la santa e la pazienza oggi? E salgo e mi spacca. Vabbè, ok. Mi ho rotto le palle. Ma perché mi colpisce ancora che è morto, è deceduto malissimo? Conviene Xanx perché io qua mi uccide, cioè non so quello che devo fare, perché qua sopra non posso farlo salire, perché anche se mi metto qui ho provato a fare questa cosa così, ho detto pam e si spacca, no, non lo fa. E mi colpisce lo stesso, e va bene, ok. Ma sto attendendo, ah, nel frattempo faccio qualche altro KO perché tanto ci stiamo divertendo con poco. Ma vaffanculo, stronzo. All'incontrario è andato. È andato all'incontrario, Cristo santo! Ok. Aperta la mappa. Io intanto sono salita. E addirittura da neve qua. Fantastico. È in inglese però, foresta profonda, mo dove lo prendo? Moon Grotto. Ginso Tree. Non ci siamo ancora. Figlio mio, io non sono un maschio, quindi me lo posso permettere il gridolino da pussy. No, 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 vieni! No, no! E io qua che cosa cacchio devo fare per dire?
Io qui non so che cosa devo fare in realtà. Cioè, tecnicamente dovrebbe arrivare lì, ma come faccio a farla arrivare lì? Non ci arriva qui. E si infrange lì. E allora? E mo che facciamo? Rimarremo qui per il resto della nostra vita, ragazzi. E non penso che devo essere lì, ma ragazzi, io non posso andare avanti da questa parte. Cioè, se io vado là, non posso andare avanti, non posso arrivare all'albero perché non mi dà la cosa. Proviamo a scendere un'altra volta. Vediamo che succede. Proviamo ad andarci. Proviamo ad andarci, non ho che dire. Qua sopra non ci possiamo salire, quindi ce lo dimentichiamo. Questo non lo possiamo spaccare. Sotto ci siamo già stati e non ha senso scendere un'altra volta. Merda. Oppure. Proviamo a scendere, proviamoci. Qua la mappa non ce l'abbiamo. Qua non ci possiamo andare. Là sopra ci possiamo arrivare. Non ci possiamo arrivare perché non abbiamo il doppio salto. E da questa parte non si sale. Quindi abbiamo voglia di stare qua e non possiamo farlo. Quindi, detto questo. Appurato questo. Torniamo indietro. Vai a fanculo. Ah. Ok, siamo qua. Ora, come facciamo ad arrivare dall'altra parte? A meno che non mi porto. Non mi porto. Aspetta, 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 aspetta. Ai, mannaggia tutto! Intanto tiriamo la una salvata. Che tanto. Allora. Case vitalità efficienti. Gli oggetti vitali raccolti raddoppiano la vitalità. Nonne. Scatto aereo, dobbiamo arrivare a scatto aereo. Raggruppa, crea un collegamento neurale e genera una cellula vitale. Sì. Facciamo così. Mi so... No! Ok. Io l'ho portata da questa parte, vero? Ma se io la metto qua, posso salire, cazzo, forse. Aspettate, eh? No, mi sono ammazzata.
Ma vaia! Oh, forse ci siamo. Oh, forse ci siamo. Luce speranza, è morto un tantino tante volte, albero, eh? È morto un tantino tante volte, povero Cristo. No, che cos'è quello? Un gumon delle rovine abbandonate. Dobbiamo seguirlo e recuperare quello che ha rubato. Sì, comunque c'è ancora un po' di drift, eh? Senza la vena d'acqua l'albero Ginzo non è accessibile. Non si può prendere qualcosa? Io non mi fido. Io non mi fido. Ok. Questo non è aperto, ovviamente. Ok. Cosa merda è questa cosa? E in acqua non ci posso. Ah no, aspetta, qua c'è. Maledetto. Adesso non si può fare un ciufolo. E poi spawnano come non ci fosse un domani, sti codi, eh. Ci deve essere un modo per prendere qualcosa là sotto. Qua sopra non ci possiamo andare. Madonna che odio, ragazzi, che non posso esplorare tutta la mappa. Un figlio di. Ok. Mi ammazzeranno. Vieni qua, bastardo. Qua, qua. Merda. E vabbè, mi hanno ammazzato, però abbiamo capito dove dobbiamo andare. Abbiamo capito. Bastardo. Ok. E da questa parte penso che non possiamo fare molto. Va bene. Ok, ora spunteranno, respawnerà quello. Esatto. Ok.
Ok, sopra non ci possiamo andare, abbiamo detto. Possiamo andare da questa parte, però da questa parte dobbiamo arrivare fino a là. Sicuramente gli devo fare spaccare quella cosa lì. Ora. Ok. Ai. Ragazzi, sono rimasta impantanata. È successo qualcosa, si è rimasto impantanato lì. Era rimasto bloccato lì. Non so perché, francamente. Non è stato un mio errore sto giro. Ora, vediamo se effettivamente è un errore del coso. Vediamo. Scusate il silenzio, sto cercando di capire come mi devo muovere in sto cacchio di coso. Quello mi sa di primo boss comunque. Io vado qua, ecco. Vieni qua, amico. Ah, merda. Ok. Grotta lunare. Oh no. Oh no. Ok. Ok, no, mi uccide diretto sto raggio, va bene. Cos'è sta cosa? Ah, merda. Questo è il grift, ragazzi, eh. Yeah, questo non è stato il drift, questo sono stato io. Pensavo che almeno sotto stesse fermo. Ok. Ah! Non fare quel cazzo di drift, stronzo. Oh. Ibo. Da sopra non ci posso salire? Da sopra non ci posso salire? No, ovviamente no. Allora, vabbè. Qua ci sono spine. Ma Dio, Brando. Va bene. Va bene. Facciamolo per un'altra volta. Vaffanculo, lurida. Qua non ci possiamo andare, ma manco per idea. Ah, oh, punto di salvataggio? Esiste? È esistito il punto di salvataggio. Allora. È quel coso che ci seguiva all'inizio, quello comunque.
10-10. Che è il coso che ci seguiva all'inizio. Là non ci possiamo andare, non mi fido. E nemmeno qua mi fido in realtà. Ci sono due strade. Non so se è andato da questa parte lui in realtà. Madonna. Ok. No. Non credo sia andato da quella parte. No, appunto, dove ci sono le spine. Allora scendiamo dove ci sono le spine e poi ci... backtracking lo facciamo dopo, va? Il backtracking lo facciamo dopo. Mannaggia a me. Allora. Bisogno di una doccia calda, ragazzi. Un bel letto. Allora, lui è sceso da questa parte, ma io non mi fide. Oh. Qua ce ne vogliono tre, potremmo. E mo? Ma che posto è questo? Io non lo sto capendo. Non sto capendo sto posto. Sotto ci si può andare? Ci sì, ma a che pro andare qua sotto? Ecco a che pro, va bene. Adesso lo sappiamo. Sto coso lo voglio distruggere, lo voglio scoppiare. Avete presente quando uno ha il desiderio di scoppiare qualcuno? Io quel cosino lo voglio scoppiare. Mi fa desiderio di scoppio. Mi ricorda a me quando su Hollow Knight mi sono ritrovata a Nido Scuro con un pavimento che mi cedeva. Allora, di essere... Al di là del fatto che io stavo sclerando là sopra, che probabilmente a sto punto era come diceva... Cheshire, non era il momento di andarci. Probabilmente servono delle abilità che io attualmente non ho. E per questo ci stavo sbattendo malissimo. Quindi possibilmente anche quello. Però diciamo che mi infastidisce il fatto di avere sì libertà, ma allo stesso tempo questa libertà è molto limitata, nel senso che arriva ad un certo punto in cui non ti puoi più muovere. Per esempio adesso io qua sono... Questo per esempio è acqua. Io qua non ci posso andare. Ok, la libertà. E mi sono ammazzata, ovviamente. Va bene. Morirà, Però intanto... Vedi, non si attacca. Va bene, devo morire. È bello avere tutta questa libertà, però d'altro canto mi piace anche la difficoltà. Io sto giocando con un handicap molto importante, che voi conoscete bene perché ieri avete avuto prova del drift del Joy-Con. Quindi sto giocando con un grosso handicap oggi. Handicap che risolverò in breve, perché comunque io su Amazon l'ho già preordinato, quindi tecnicamente... Le usiamo lo stesso, così lo apriamo qui, non ha senso.
Ok, ma mi sono spaccata perché Gumo è simpo. Da questa parte non ci possiamo anti-Umo, quindi qua sopra non ci possiamo salire. Allora, noi dobbiamo scendere perché c'è la mappa, c'è il pezzo di mappa, c'è il fottuto pezzo di mappa là sotto, e io lo voglio il pezzo di mappa. No, no, no! Merda. Lo rifaremo tante volte, ragazzi, pazienza. Comincia ad essere tosto. Vi è piaciuta la live di ieri, calma, con i Pokémon, scordatevelo. Oggi si smadonna. E dai, però, Ok. Oggi è la live dello smadonno. Come su Digimon, se stai affrontando un Digimon troppo forte non dovresti essere lì, ma ormai è troppo tardi. Esattamente. Ok, frammento di mappa preso. Non andrei a sfidare la sorte, anche se l'impulso è forte di sfidare la sorte. L'impulso è forte! Ok, l'impulso era forte. Aspetta! In a moment, please, che io non ho capito. Non ho capito come lo devo battere sto coso, eh. Ma non è lui, è un altro coso. Mi ha sciottato, vabbè, ok. Vabbè. Allora, non mi devo fare totalmente toccare perché io mi sciotta, perché ho uno solo di vita. Ok, ora ne ho due di vita, quindi possibilmente qualche chance ce l'abbiamo. No, mi sciotta comunque, va bene, non ha senso prendere quella vita. Non devo essere toccata. Santa la pazienza! Ma perché non salti, cazzori, però? Io lo premo, la B, io la premo. Esplodi? Bra. Oh. Merda, non mi sono spostata. No, ma ti fe... Merda! L'ho capito come devo batterlo. Aspettate un attimo. Ho capito come devo battere sto merda. Ha un punto cieco. Basta che io non mi faccia toccare da sti merdi. Si può battere. Si può fare! Mi devo spostare perché sennò... Devo spostare continuamente perché sennò sto coso mi uccide. Oh! Ecco. Prima boss fight sfangata. Male, ma fatto. Achieve. Partita salvata. Grazie, amico mio. Grazie, gioco. Anch'io ti voglio bene, ma prima di andare di là io voglio ritornare nella mappa. Devo riprendere la mappa.
Risalire è molto più facile. Risalire è un poco più facile. Allora. Wow, dobbiamo arrivare lì, abbiamo capito. Recupera la vena d'acqua. Allora, aspettate, prima di continuare, vai a prendere la chiave. Sì, un attimo, ho preso la mappa. Perdona, un attimo. Ora la prendiamo la chiave. Allora, fatemi bere un attimino. Prima fatemi prendere la mappa, almeno so che cosa sto guardando. Allora. Dunque. Scendere giù. Merda, sbagliato, non è da qua che ci devo andare. Ok. Ora sarà spawnato il merda. Ah no. Ok. È presa una delle chiavi. Ora sicuramente manca l'altra. Lo so, però non ci ho fatto caso che era solamente una chiave. Perdonatemi. So sorry. Io sono Miss mi complico la vita facile. Capitemi. Compatitemi più che capitemi. Allora. Comunque la salita è molto più semplice della discesa, francamente. Mi ci trovo molto più facile salire piuttosto che scendere. Non posso né scendere né salire! No, in realtà sì, possiamo farlo. È da qua che dobbiamo andare, sì, eh? C'è una vita lì. Ah, no! Non mi piace, aspetta. Aspettate, ora dobbiamo rifare la mappa, vero? Sì. Facciamo la mappa e salviamo un'altra volta. Vabbè. La chiave l'ho presa, sì. Ok, prendiamo la mappa, riprendiamo la mappa perché siamo morti male. Ok, bene. Ora possiamo andiamo. C'è una vita lì sotto, io la voglio. Yes. Là c'è un'altra chiave. Ti avevo visto che stavi saltando, merdaccia. Non ci possiamo salire lì. Mannaggia tutto. Là c'è un'altra chiave. Che serve ovviamente per lì. Oh no, oh no. No, no, no. Bene. No, ok, aspettate. Devo un po' capire come devo andarci lì. Madonna, quante morti comunque, ragazzi, faccio veramente schifo. Faccio veri, 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 ma veri, veri schifo. Vi chiedo perdono. Vi chiedo schiuma, tanta schiuma.
crack, amico. 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 Ok. Devo essere rapida. No, 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 no. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io lì. Mi rendo conto di aver fatto una caffata. Ho fatto una caffata. Me lo date lo scattaereo? Voglio lo scattaereo. Voglio il doppio salto. Datemi il fottuto doppio salto. Please. Me lo date il fottuto doppio salto? Me lo merito il fottuto doppio salto, vero ragazzi? Diteglielo a sto gioco. Che io mi merito il fottuto doppio salto. Ok. Ok, ok. Salvato, eh. Drift, smettila. E mo? E mo così, per forza. E mo così, per forza. Ecco. Vaffanculo. Merda, mi ha ucciso. Mi ha ucciso. Mi sono un po' rimasta perché mi piace. Non so voi, ma a me questi giochi di luce piacciono particolarmente. A me la grafica di sto gioco io gli darei 10 solamente per lo stile. È veramente troppo bella. Obiettivamente. Non so se voi avete la stessa sensazione, ma sono abbastanza innamorata, nonostante lo sclero inizia. Merda. Non volevo cadere un'altra volta nella stessa trappola. Merdaccio? Ok. No, vabbè, c'è il doppio salto qui, dai, per forza, se no non posso tornare indietro. Un albero ancestrale, l'Eru riposa qui, la grafica è molto bella, yes. Era svelta, agile e sferciava nell'aria. Dammi il doppio salto, l'Eru, amico. Amico. Sto godendo, finalmente, finalmente, mannaggia tutto. Oh, avete capito che cosa significa avere il doppio salto qui in questo gioco? Ah, mi hanno tolto il coso, dice, così fai l'esercizio. Aha. Bastardo, dammi la luce. Lurido? Merda. Ah, questo è stato il drift, ragazzi, perché non ho toccato da quella parte in realtà. Drift, drift, drift. Ho detto, ho un quoziente di difficoltà aumentato in questo gioco, in questo momento. Aspettate, posso usare qualcosa qui?
Fiamma caricata efficiente. Dimezza il costo della fiamma caricata. Richiede fiamma caricata raggruppo. Si aprono nuovi orizzonti, esatto. Prossimo è lo scatto, ragazzi. Due punti abilità, Cristo. Ok, no. Prossima è questa, assolutamente. Lo scatto. Tipo, ora là sopra noi ci possiamo andare. Per esempio. A parte che possiamo andare forse qua. Sì. Anche se non ci porta da nessuna parte. Però possiamo andare qua. No, mi sono fatta male per niente. Mi volevo mettere qui. Ebbene, mi sono ammazzata io di proposito, ragazzi. Ok. 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 Che cos'è quella? Oh, c'è un'energetica, perfetto. Ok, e credo che da questa parte noi abbiamo dato i reality. In realtà, se magari smette di fare il drift. Ok, questa parte l'abbiamo fatta. Ora proviamo ad andare da quest'altra parte, anche se non penso che possiamo. Andiamo, a meno che col doppio salto non riusciamo a salire quelle spine. Vediamo, torniamo qua. Intanto qua c'era qualcosa. Yes. Ai. Ok. Ok, appena arrivo là devo salvare un'altra volta. Perché sennò ripartiamo sempre da qua e non mi pare il caso. Dio il drift. Va bene. Va. Ragazzi, è il drift. È il drift. Vi assicuro che non sono io. Vabbè, si è ammazzato qualcosa, però. Obiettivo autodistruzione sbloccato. Voglio salvare. Fatto questo, voglio salvare. Ok. Allora, questa l'abbiamo presa, va bene. Ma se questa è la tana del merda, mi domando e mi chiedo. Tanto salviamo. Veramente io non sono andata lì. No, non ci arriviamo comunque, va bene. Buona a sapersi. Vedete, ragazzi, è terribile il drift. Il drift è veramente una cosa terribile. Vedete? E si gira, vabbè. Ragazzi, veramente è allucinante. Va! E il drift, vedete? Io non posso farlo sto gioco col drift. E vabbè. E
pazienza ragazzi, fino a quando non risolverò il suo drift mi sa che mi finiamo le live praticamente, perché io non posso fare una live ogni 2 secondi così. Stai giocando a un livello dei ghiacci di Crash Bandicoot, praticamente, no, è impossibile giocare così. Prossima live facciamo Animal Crossing, altro che Ori e The Blind Forest e compagnia cantante. Vaffanculo. Almeno lì col drift non soffriamo. Vedete? Ma vedete che non posso fare. Mi salta dall'altra parte. Facciamo una cosa, ragazzi. Aspettate, no? Voglio provare a fare una cosa. Scusatemi, eh. Non so se continuerete a vedere il coso, se si sposterà la Switch, ma sono arrivata alla situazione. Non aspettate. Sto risplorando i vecchi Joy-Con. Uno. Mi sono fatti con le mani. Allora, i bei vecchi Joy-Con Pikachu e come faccio io a mettere i Joy-Con invece del... Aspettate, eh. Devo capire come mettere i Joy-Con a posto di sta... No, la cattura non la voleva eseguire, Cristo Dio. Ok. Tecnicamente dovrei poter giocare con questi adesso. No, perché non mi fa giocare con questo? Non mi sta facendo giocare con questi. Perché non mi sta facendo giocare con questi? Vedete, questo è il drift, ragazzi. Vi presento il mitico drift. Scusate per questi problemi tecnici, non erano preventivati, ma a quanto pare. Ok. E non posso giocare sempre con questi perché attivo quell'altro. Vabbè. Dobbiamo soffrire. Dobbiamo soffrire, vabbè. Va bene. No, non l'ho scollegato l'altro, non so come scollegarlo l'altro, Sara. Oh. Ora, sopra non ci possiamo salire perché ci sono le spine. Shantum. Shanture. Shanture, 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 shanture. Ok. Da questa parte non ci possiamo andare perché ci sono le spine, quindi shanture. Bisogna shanture, dove? Allora, qua non ci si può andare. E qui, ah no, si sì, ci può andare in realtà, però. E 4. 4.
Qua ci moriamo, ve lo dico. Ecco. Mi sa che ci vuole lo scatto aereo lì, ok. Lì ci vorrà lo scatto sicuro. Ci vorrà lo scatto. Un colpo me lo devo prendere per forza, perché sennò non sono contenta io in questa vita. Va bene. Epsi! Parti! E vabbè, non posso stare manco nell'angolino, però dai. Vabbè. Santa pazienza che ci vuole. A me mi devono fare santo. Sviluppa pazienza che c'ho. Mi autosantifico. Vabbè. Hai intenzione di smetterla, Ori? Grazie. E vabbè. Vabbè. Continua a dire va bene, tanto farà quello che vuole lui. E questo me lo devo prendere nel grugno perché sennò non siamo contenti. Quello me lo devo prendere sempre nel grugno. Prima ce l'avamo riusciti magicamente, ora non più. No, ragazzi, mamma mia, no, non potete capire. Non è stato un errore mio, quello. C'è un bat, non lo posso prendere. Merda. Questo non è stato il drift, questo è stato errore umano. Errore umano. Ecco, perché non devo fare il doppio salto adesso. Lo devo fare all'ultimo secondo, quando scivolo. Che se no non serve a un tubone. C'è stato un momento di defiance, ragazzi, mi state continuando a vedere?
c'è stato un momento di stop. Datemi un feedback, per favore. Che ho visto un attimo e si è bloccato completamente anche da me. State continuando a vedere. Si vede? Si è interrotta la live? No, ok. Grazie Xanx per il feedback. You save my life. No. Mi sono ammazzata io. Sei un lurido. Lo sai che sei un lurido, vero? Lurido ragnetto de merda. Se ti prendo, ma se ti prendo, il male che ti faccio. Ci godo. Stronzo. No. Che cosa significa? Non è una cosa a tempo, vero? Vabbè, nelle corna. Non se lo meritava Ori. Ori non se lo meritava. Non se lo meritava proprio. E perché non posso prendere? Ah, ecco. Perché non posso prenderli? Perché sono stupida. Easy peasy. Ah, mi ha lasciato la cosa. Hai recuperato la vena d'acqua. Questa antica gemma ti permetterà di entrare nell'albero Ginzo. Diventiamo amici. Ricorda, l'elemento delle acque si trova in cima all'albero Ginzo. Dobbiamo far tornare le acque a scorrere e ritornare immediatamente. Va bene. Va bene. Ok. 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 Io però prima voglio controllare qua. Io qua non ci ho stata. Mi sa che non ci posso andare però qua, perché non sale, no. Qua temo, appunto. Ah no, ok, qua non ci potevamo andare, ok. Mi sto ricordando. Questo ancora non è posto nostro. Dobbiamo solamente salire. Ma secondo voi io là ci posso arrivare? Senza morirci? No.
Secondo voi io là ci posso arrivare senza morirci? Sì. Vai, nelle corna. Aspettate. Ah. Bastardi. Luridi? Sì, però, amico mio, però, amico mio, però. Ok. Va bene. Ce la vuoi piantare questo drift di merda, per favore? Ce la vuoi piantare questo drift di merda, per favore? Grazie. Va bene, mi sono schiantata. No, non ci si può salire là. Però, se mi fai passare di qua, ci deve essere un motivo. Ragazzi miei, perdonatemi. Se tu mi fai passare di qua, gioco, vuol dire che qua c'è un motivo di esistere. Forse devo salire su quel coso. Ok. Esatto. Merda. Ok. Non posso salire però più in alto. Ci vuole qualche altra cosa. Perché io qua sopra non ci posso salire manco col doppio salto. Ergo per cui... Let's go back. Let's go back. Allora, da questa parte ci possiamo andare? Ci possiamo andare adesso? Ci possiamo andiamo? No, perché c'è sto stronzo. E io non so che cosa deve fare sto stronzo. Vero che c'era quest'altra cosa. Mi ero dimenticata di questa piccola cosa. Vabbè, riesploriamo questa parte di mappa. Sempre se riusciremo un'altra volta ad esplorarla, visto che ha ripreso il drift. E vabbè. Santa la pazienza, santa la pazienza. Vabbè però, anche tu per ora, eh. Ok. Ok. Allora, facciamo in questa maniera, visto che di là per il momento mi pare un po' così, anche perché poi vedo che ci sono tipo cose dove ci sono quattro punti, e tra l'altro arriviamo all'inizio dove la parte. Andiamo all'albero Ginzo, saliamo. Ci ritorneremo. It's a promise. It's a promise, ci torniamo. Allora. Merda.
Da questa parte non ci possiamo, andiamo, vero? No, 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 double nop. Ok. Fanculo. Va bene. Oddio santo, sto drift, ragazzi, veramente. Qua non ci possiamo andare, ci vuole lo scattaereo. Ok. Ok. Ok, là sopra non c'è modo di andarci? Sì, che c'è modo. Sì, che c'è il modo. Però là sopra, in reality, no. Oh, Madonna! Ragazzi, il doppio salto è la vita. Il doppio salto, Cristo santo, è la vita. Qua ci vuole lo scattaereo o no? Basta stare attenti. Qua c'è una mappa che ancora noi non abbiamo completato. Ah no, forse è attiva questa perché è dorata. Dobbiamo risalire. E se risalissimo di là? Ok. No, merda. Mi sono ammazzata. Aspetta un attimo che non ti ho letto. Simo scelga Serafimo, non Chaos Gallantmon. Anche se so già che cosa sceglierà. E vabbè, se lo sai già, Xanx, c'è bisogno che ti ribadisco. Cioè, spari sulla croce rossa, cioè Serafimo in tutta la vita. Esatto, Serafimon tutta la vita. Tra le altre cose, mentre siamo qui dialogando un po', non so se avete visto che è uscito un nuovo trailer di Digimon Survive, mi pare che si chiami il titolo. E io voglio quel Digimon, sappiatelo. Spero che esca presto, perché promette di essere molto molto figo. E ovviamente lo facciamo in live, cioè se ci fosse che lo prendiamo, ve lo prendo, se fa in live. Ai. Merda! Devo salvare là sopra, ok. Sarai il mio primo Digimon. Benvenuta nel mondo dei Digimon, amica mia. È molto bello il mondo dei Digimon. Nonostante tutti preferiscano i Pokémon, io intanto mi sono buttata nel raggio laser così, for the lulz. È un bel mondo. Ho sempre pensato che a livello di trama Digimon fosse molto meglio di Pokémon e lo penso tuttora, nonostante Pokémon Arceus che ha avuto un miglioramento a livello di trama, ma mannaggia, non l'ho saltato. Il mondo già lo conosco, ma non ho mai avuto un gioco a tema. Ok, sì, me lo ricordo che mi avevi detto questa cosa.
Considera che, come ti ho detto, i produttori di Digimon hanno avuto le palle di osare in qualsiasi gioco Digimon, perché non troverai un gioco Digimon uguale all'altro. A meno che non sono tipo dei sequel diretti, tipo Cyber Sleuth e l'altro, che non mi sto ricordando adesso come si chiama. Però ogni gioco Digimon ha una peculiarità, ha un modo di giocare, ed è quello il bello dei Digimon, perché non trovi un gioco uguale, sostanzialmente. Oltre al fatto che comunque a trama sono ben messi rispetto a Pokémon. E vabbè, io sono stupida, però. Sì, Digimon sa reinventarsi molto bene. Hai usato la parola giusta, reinventarsi. Io, per esempio, ho cominciato ad amare i Digimon da Digimon World 2. Digimon World 1 ce l'avevo, però non capivo le meccaniche, ero forse troppo piccola per giocarlo, quindi... Poi mi morivano spesso i Digimon, quindi non... diciamo che non me lo sono vissuto Digimon World 1. Digimon World 2 invece è un gran bel gioco, gran bel GDR. Digimon World 3 non l'ho mai giocato, e poi, oltre ad aver visto Cyber Sleuth, ovviamente ho giocato al Next Order, che è un sequel del primo, perché non è manco un reboot del primo, è un sequel, visto che c'è Mameo, che è praticamente il personaggio dell'uno. Ok. Nessuno ti diceva che statistiche mettere per farli evolvere bene. Esatto, diciamo che quella è l'unica. Poi, tra le altre cose, il primo Digimon, io ricordo che l'avversità era anche il fatto che comunque i Digimon ti morissero, no? Quindi magari uno abituato con i Pokémon dice: i Pokémon si ritornano in vita, no? Buonasera Shibu, ben trovato. I Pokémon, basta che vai al centro Pokémon, si ripristinano, e quindi hai sempre i tuoi Pokémon. Mentre con Digimon non era così, i Digimon ti morivano dopo un tot, e quindi tu ti ritrovavi sempre un po' così, diciamo, in un certo qual senso. Quindi diciamo che anche questo influiva, penso, quando uno poi è piccolino, magari non ci fa caso su queste cose, o comunque gli viene un po' a male, no? Il fatto di vedersi le fatiche distrutte, mentre noi ci abbiamo fatto il callo, in realtà, con Next Order, che il ricambio di Digimon sì, all'inizio è molto più frequente, però si arriva al punto in cui, mannaggia, si arriva al punto in cui poi dici: oh mio Dio, guardate, i miei Digimon stanno diventando più fighi, durano sempre di più, eccetera, eccetera. E l'ho apprezzato, francamente. Poi farlo in live con voi è stato doppiamente più apprezzato, perché comunque sia ogni Digimon aveva un perché. E quello veramente mi manca, è una delle cose che più mi mancano da fare, oltre a salire su, perché comunque sia viaggiare, vaffanculo, mi sto ammazzando di nuovo, mi ammazzerò, morirò tante volte, ragazzi, oggi è il giorno della morte, il giorno in cui Simo non sa giocare bene, Tamagotchi. Sì, tipo il Tamagotchi, effettivamente, i primi Digimon erano così. La cosa bella è appunto il fatto che comunque in live specialmente questa cosa era sì vissuta un pochino più... Ma fanculo, poi sono alla ricerca sti proiettili di merda. Il ricambio era giustificato perché comunque sì, ognuno di voi ha scelto un Digimon, e a me faceva piacere riproporlo il Digimon, quindi era veramente molto carina come cosa.
Spero di poter riprendere prima o poi, anche perché mi interessava sapere come andava a finire con questi Machine Dreamin'. Come il nostro amico Gigi Molina, Machine Dreamin'. I Machine Dreamin'. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Palude spinosa. Ehi, da qua non ci siamo stati. Ma qua non ci siamo stati, però. Però. Ma qua ci possiamo andare? Sì che ci possiamo andare. Ce l'abbiamo le abilità per andarci qui. Sì che ci possiamo andare. Perché no? Perché mi sa che qua sotto non ci possiamo andare. Forse per questo non ci possiamo andiamo. Già, non ci possiamo andiamo per questo. Stavo scherzando, noi qua non ci possiamo andare, possiamo tornare indietro. Il fatto di fare un Digimon per ogni spettatore mette in mezzo anche la chat. Esatto, era una cosa molto bella. Io li ho scoperti troppo tardi, ma non mi hanno mai appassionato. Allora, legittimo, perché comunque è sempre questione di gusti, qualsiasi cosa, quindi è normale che magari a me può prendere qualcosa piuttosto che a te qualcun'altra e via. Sicuramente a me ha preso molto Digimon World 2, perché io mi sono innamorata di Digimon World 2, era uno dei miei giochi preferiti e quindi salviamo, tiriamo una salvata. Ma porco Giuda! Quindi per me era il gioco di Digimon World 2. Là c'è qualcosa che non penso di poter prendere però. Merda. Ce la possiamo farcela, eh? Ok, uno è andato e l'altro è andato. Madonna, quanto sono potente. Perfetto. Però io volevo capire. Ah no, se siete tornati in auge? No, non ci possiamo tornare lì, va bene. Va bene. Me ne sto andando. Stavo scherzando, stavo scherzando. Vi voglio bene tutti. Ciao, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Ok. Ok, abbiamo preso tutto, ce l'abbiamo fatta. Yes. Oh, là c'è vita. Dove c'è vita c'è speranza, ragazzi. Yes. Ah. Benissimo, benissimo. Bene, ehi, si sono cresciuto con Pokémon Cristallo. Allora, Pokémon Cristallo è stato il mio primo Pokémon in assoluto. Questo te lo posso dire candidamente. Ho adorato Pokémon Cristallo in tutte le sue sfaccettature. Sono cresciuta, diciamo, anche io con quello, per quanto crescere fosse un parolone. Io l'ho conosciuto i Pokémon tramite mio cugino Pokémon giallo, ma appunto diciamo che non è che ho giocato il gioco, venivo per lo più sfruttata per il leveling, perché io sono una di quelle che per il leveling, ne avete avuto prova, si può vendere un rene. Adoro il leveling, adoro vedere migliorare le statistiche. Quindi venivo un po' sfruttata da questo punto di vista per questo motivo. Ehi là!
Ora possiamo avere lo scatto aereo. Sì, godo. Sì, godo. E come si fa lo scatto aereo? L'avevo consumata la cassettina. Sì, anche io in realtà. Tra le altre cose, questo è un piccolo trivia che probabilmente non frega niente a nessuno, però giusto pur parler, come si può dire. Il mio primo Pokémon in generale, oltre Pokémon Cristallo ovviamente, il mio primo starter di conseguenza avrebbe dovuto essere Typhlosion, perché è uno dei miei Pokémon preferiti. Ma il primissimo starter è stato Meganium. Quindi io ho giocato l'hard mode già direttamente, anche il tempo di iniziare. Allora, ci siamo? Che fatica! Che fatica, albero, che fatica. Cominciamo. Ah, è proprio un altro dungeon? È un dungeon! Un tempo le acque di Nibel scorrevano proprio attraverso questo albero. Ora è marcio e rinsecchito. Dobbiamo ripristinare il flusso e trovare il cuore dell'albero Ginzo. Lo domando a chi ha giocato il gioco. Non importa chi sceglievi, tutti soffrivano con chi era il suo Miltank. Vabbè, sì, un po' sì. Mi rivolgo a chi ha giocato il gioco, specialmente a Cheshire. È lunga questa parte? Perché se è lunga, stacchiamo. Io sono Team Totodile. Vale sarà d'accordo con te. A me Totodile è quello che mi piaceva di meno dei tre. Mi dispiace. Era carino, simpatico Totodile, ma arrivato a fare Alligator non mi piaceva più. Ci vuole un po'. E allora io direi che ci fermiamo qui, ragazzi. Lo facciamo l'albero Ginzo, lo facciamo la prossima volta. Vado a salvare. Come si usa lo scatto aereo, tra le altre cose? Che io ho preso lo scatto aereo, ma come cazzo la si usa? Come si usa lo scatto aereo? Io l'ho preso, ma non lo so usare, capito? Merda! Che incubo Miltank. Povero Miltank, perché? Cosa avete contro Miltank, ragazzi? Non va bene questa cosa. Ok, allora ragazzi, io direi che veramente ci fermiamo qui. Vorrei farlo, cioè sono molto pogata. Abbiamo fatto un bel po' in realtà, perché abbiamo fatto tutta sta parte. C'eravamo fermati, siamo partiti da qua morendo malissimo 25.500 volte, 25.500 volte, però poi siamo riusciti a fare tutto sto gran ben di Dio. E quindi io direi che per il momento ci fermiamo qui, ritiriamo un'altra salvata. Abbiamo fatto 106 morti, 106. Volevo però vedere prima di continuare se mi ha tenuto l'obiettivo autodistruzione. Yes, porta un nemico a autodistruggersi. Esiste? Ecco cosa abbiamo contro di lui. Beh, in effetti sì,
Complete il gioco in modalità una vita, modalità difficile. Uccidi 50 nemici usando l'esplosione di luce. Accendi 3 torce usando l'esplosione di luce. Uccidi 5 nemici usando l'abilità caricata. Scopri i segreti di Naru. Scappa dal macigno nelle tane della radice nera. Uccidi 500 nemici con la fiamma dello spirito. Finisci il gioco a meno di 3 ore. Impossibile. Impossibile. Aereo. No, non nella prima run. Segui 5 doppi salti consecutivi senza toccare terra, perché si può fare. Immortale, finisci il gioco senza morire. Elite, finisci il gioco senza usare punti abilità. Non è molto possibile questa cosa. Uccidi 100 nemici con la fiamma caricata. Uccidi 50 nemici con il colpo a terra. Distruggi un ariete con un macigno. Furia volante, uccidi 3 nemici senza toccare terra, raccogli tutte le cellule energetiche, tutte le cellule vitali, fai acrobazie con una pietra 5 volte senza farla cadere a terra, respingi i nemici con il colpo 10 volte di seguito, schiva, spingi 5 nemici ad uccidersi l'uno di loro, ognuno di loro, ottieni tutte le abilità dell'albero delle abilità, di combattimento, di utilità. Ottieni tutte le abilità di efficienza, raccogli 200 frammenti di energia, ripristina il 50% di mappe di pietra, ripristina tutte le mappe di pietra, queste sono abbastanza fattibili. Trova il passaggio perduto nel bosco nebbioso, salva presso tutti i pozzi dello spirito, cosa che faremo, esplora 100% della mappa, si farà, trova tutti i segreti, trova il 50% dei segreti, uccidi 5 nemici con il salto caricato, 50 collegamenti dell'anima. Ok, finisci il gioco e poi vabbè, queste sono tutte quante di trama, penso. Va bene, forza Brown, l'importante è godersi l'esperienza, senza ombra di dubbio. Noi la prima run è sempre per godersi l'esperienza, non mi interessa, quello che si sblocca, era giusto per avere una curiosità mia e per arrivare anche alle 18:30. Quindi ovviamente li faremo molto così, poi non so se effettivamente... farò anche questi obiettivi un pochino più zozzarelli, ecco, diciamoli così, un po' più infognati. Non lo so, vedremo, piano piano, magari un giorno ci riusciremo, ma non è questo il giorno. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi ringrazio per aver avuto pazienza all'inizio della live, visto che comunque tra il mio mal di testa e il mio impuntarmi in andare in una zona in cui non dovevo andare. Ci siamo un po' persi. Vi chiedo scusa per i problemi tecnici che ci sono stati. Purtroppo capitano, ci possiamo far niente. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, sempre verso le 21:30, 21:45, considerate più o meno questo orario perché torno da lavoro, il tempo che mi sistemo un attimino e mi butto in live. Non so se facciamo nuovamente Leggende Pokémon Arceus. Potremmo in realtà, ma non lo so. Perché potrei o rimettere Kingdom Hearts Melody of Memories, se lo preferite, se preferite questo, piuttosto che vedermi completare il Pokédex, perché può essere che ci sia anche questo piacere. Tra l'altro non l'ho nemmeno completato ancora, quindi se avete piacere di sentirvi un po' di musica e di vedermi smadonnare con i tasti, ok. Oppure, se riesco, ma non penso, ad andare un pochino più avanti, a togliere qualche barra di vita, possiamo fare Final Fantasy XII e completare Yazmat, perché se no potrei rispolverare Nioh: The World Ends With You, ma non è detto. The World Ends With You Final Remix non ve lo rispolverò nemmeno perché è impossibile giocarlo in live per problemi di cose puntati che fanno cacare, bisogna giocarle in portable quello. E quindi noi ci vediamo venerdì prossimo, passate un buon fine settimana, un buon sabato. Io quoto Pokémon, poi scegliete io. Ok, perfetto, Shibu preferisce Pokémon. Nel caso fatemi sapere, tanto io anche se stacco la live vi leggo. Scrivete in chat quello che volete che faccia, così aggiorno la programmazione. Ovviamente andate a controllare la programmazione su Twitch direttamente, perché la metto lì la programmazione di Twitch, non la posso mettere in nessun altro posto perché non ho né canale Discord né
pagine Facebook da dove mettere questi contenuti. Non ancora, anche perché siamo pochini, quindi non ha senso aprirla adesso e aprire una pagina che poi deve essere mantenuta con un certo decoro, cosa che non posso fare in questo momento. E niente, buon fine settimana, buon sabato, mangiate tanto, io ho dato, oggi non mangio più niente, mi vado a fare una doccia e finito il sabato. Io mi rimetto alla chat, perfetto, Xanzi. Un bacione a tutti, ciao ciao!